Grazie Presidente, solo per intanto ovviamente apporre la firma a questo testo e nel sottolineare cose che sono in qualche modo credo abbastanza scontate rispetto alla necessità di porre in essere delle equip multidisciplinari con ovviamente non solo il profilo del ginecologo ma anche del chirurgo, del fisiatra, dei fisioterapisti. Per sottolineare come il tema della diagnosi precoce rispetto all'endometriosi è un tema fondamentale. Per questo non solo è necessario e concordo pienamente con le considerazioni del Presidente della Commissione Sanità individuare i due poli, ma è necessario da subito capire quali eccellenze già operano nel territorio regionale sul tema dell'endometriosi, non solo rispetto alla diagnosi, ma soprattutto rispetto anche agli interventi che spesso costringono le nostre donne, mamme, ad andare via dalla Sicilia per affrontare questo tema. E per sottolineare come, assessore, mi scusi, assessore Razza, per sottolineare come già a Palermo, ad esempio, abbiamo una grande struttura, non dico di eccellenza, perché purtroppo le aziende ospedaliere ereditate con grande fatica devono ogni giorno riuscire a portare dei risultati, ma abbiamo una struttura interna al civico, e non faccio fatica anche a fare nomi e cognomi, dicendo che il dottore Maiorani in questo senso, Antonio Maiorani in questo senso, ha contribuito non soltanto rispetto agli interventi ma rispetto al mondo della ricerca, e probabilmente andrebbe proprio fatto uno sforzo per puntare a valorizzare quelle strutture che già esistono. Nel palermitano sicuramente questa struttura del civico, capisco che siamo soltanto nella fase di approvazione del testo, ma è fondamentale, diciamo, che oltre a legiferare si possa pianificare subito l'attività operativa che possa consentire una presa in carico degli interventi in questo approccio multidisciplinare che già il testo, devo dire, disegna e assolutamente riconosce. Dall'altra parte abbiamo il Garibaldi, lavoriamo a questa operatività perché questo disegno di legge è un buon testo, serviva, sono certo troverà un'approvazione bipartisan da parte dell'Aula e sicuramente del nostro gruppo parlamentare. Grazie.